dimostrazione che non ci sono steccati ideologici. Noi cerchiamo persone come Elio Vetri, che sono persone di un'integrità morale, di una competenza, di questa statura, che devono solo, che noi possiamo solo imparare da persone come Elio Vetri. Quindi ringrazio Elio, si è fatto 5 ore di viaggio proprio per venire qui a Civitana Marche oggi e riparte domani. Grazie. Quindi grazie ancora Elio, grazie. Perché Mirko poi deve partire, sono stati dei giorni intensi, però belli, belli, veramente belli. Prendo, grazie. Allora, ci arriviamo. Il nostro posto delle mani, il nostro sacro delle mani. Allora, grazie, tanto grazie professore, perché è stato un grande piacere conoscerla e poter stare insieme questa sera in questa conferenza in cui abbiamo avuto modo di percepire la differenza tra dei nani in politica come quelli attuali, che è l'attuale classe dirigente presente dal Parlamento alle istituzioni locali, rispetto alla classe dirigente come la sua, di persone che prima di tutto, come diceva prima quando eravamo a cena, ci credono in quello che fanno, hanno passione, hanno dedizione, hanno avuto amore per fare queste cose, perché si vede negli occhi della persona quando parla, che ci crede e ama quello che fa, e credo che questa sia la forza che ha permesso a lei, come a tante persone della sua statura, di poter lasciare un segno buono nella storia, nel cammino che ha fatto. E io credo che questo dobbiamo imparare, cioè dobbiamo rieducarci, soprattutto le generazioni più giovani, penso alla mia, lasciare un segno buono nella nostra storia. Io ho fatto una scelta, quella del Popolo della Famiglia, di dar vita insieme ad altri amici, Mario Di Nolfi, Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo, a questo nuovo cammino politico per un motivo molto semplice, perché mi sono accorto, in maniera naturalmente legata più alla mia giovane età, di quella lettura che ha fatto il professore nella sua splendida lezione che ci ha fatto questa sera. Cioè che la politica oggi è diventata un luogo di casta totalmente autoreferenziale, composto prevalentemente da personaggi in cerca d'autore, cioè da nani politici o da personaggi che non hanno alcuna competenza, alcuna professionalità, alcun amor proprio, amore al paese da mettere a disposizione delle istituzioni, che entrano dentro le istituzioni per essere manipolati come dei burattini da lobby e interessi esterni che li guidano. Facciamo un esempio, professore, nella conferenza che ho tenuto ieri sera dicevo, notate una cosa, un tempo i capi di partito o i leader o le persone più rappresentative avevano ruoli di democrazia rappresentativa tra i più importanti, erano i record di preferenze, erano quelli che avevano le correnti dei partiti più importanti, si vincevano i congressi, si andava a litigare dentro i partiti per ottenere posizioni di maggioranza che permettevano a queste persone di andare a ripartire le quote all'interno di eventuali compagini di governo dal livello nazionale a livello locale. Oggi i leader dove sono? Per lo più sono persone che non si candidano, per lo più sono persone che muovono le fila da fuori. Abbiamo una persona come Silvio Berlusconi che per motivi giudiziari non ha potuto nemmeno candidarsi, gli è stato tolto il ruolo di senatore e continuato a guidare un soggetto politico estremamente rilevante nella politica italiana che è Forza Italia. Abbiamo il Movimento 5 Stelle che è una società per azioni, dalla parte c'è Grillo e Casaleggio che hanno guidato questo progetto. Lì abbiamo una cosa unica al mondo, un comico che è il leader politico. Esatto professore, proprio questo. Ed è drammatica vedere questa cosa, anche perché appunto c'è questo falso processo democratico che non è altro che una pagliacciata mediatica creata ad arte per vendere un'idea che non esiste, che è quella della democrazia diretta. Dall'altra parte abbiamo il Partito Democratico che è diventato sostanzialmente una autarchia renziana, dove un cerchio magico di persone che hanno fatto un OPO, un'offerta pubblica di acquisto a un partito, se lo sono acquistato e oggi non gli interessa che questo partito ogni anno, ogni mese perda consenso, perché è una proprietà privata che preferiscono mantenerla piccola ma di loro proprietà. Questo è lo scenario politico attuale. Allora io dico, da cristiano, da persona che crede che alcuni valori debbano essere una piattaforma imprescindibile per un impegno in politica, a prescindere, ripeto, anche dall'appartenenza religiosa, ma partendo da un'analisi che ho fatto ad esempio sui 70 anni della Carta Internazionale dei Diritti Universali dell'Uomo, che nessuno ha ricordato,
Nessuno ha parlato che il 10 dicembre c'è stato questo grande anniversario. I grandi padri costituenti d'Europa e a livello mondiale hanno ritenuto doveroso ricostruire un tessuto di pace e di giustizia a livello universale partendo dal riconoscimento dei diritti universali dell'uomo, cioè dal riconoscimento che la persona è il soggetto da tutelare e da premiare e tutte le sue forme aggregative, prima fra tutte la società naturale della famiglia, è la forma espressiva che va premiata e tutelata. Non è un caso che la nostra Costituzione, grazie a Dio non violata dalla riforma Renzi-Boschi, che era un'ennesima vergogna che veniva applicata su un testo meraviglioso come la nostra Carta Costituzionale, sancisce in alcuni articoli splendidi, tra cui l'articolo 29, proprio questa esaltazione della tutela della persona e della sua società naturale in cui si esprime, che è la famiglia. Noi siamo consapevoli oggi che non ci ricordiamo più di questa roba qua, che è il prisma attraverso il quale dovremmo orientare tutte le azioni di governo e di buona amministrazione, ma noi ci preoccupiamo unicamente di guardare a dei politicanti che fanno che cosa. Noi abbiamo avuto il Parlamento bloccato in queste ore sul testamento biologico, abbiamo avuto il Parlamento bloccato in queste ore sullo ius soli, abbiamo avuto il Parlamento bloccato un anno e mezzo sulle unioni civili, cioè abbiamo trattato temi che non riguardano le vere necessità delle persone e delle famiglie italiane. Questo è il dramma che noi viviamo in Parlamento. Se guardate a vedere i disegni di legge, bisogna documentarsi su quella che è l'attività parlamentare. La maggior parte dei disegni di legge parlamentari di qualsiasi forza politica che fa parte dell'arco parlamentare hanno trattato questioni di carattere etico e che non riguardavano due temi che De Gasperi chiamava in questo modo, cioè pane e lavoro, che sono le grandi problematiche del nostro paese. Non a caso noi stiamo attraversando un periodo di recessione economica davvero drammatico, entro dal quale non stiamo uscendo da circa 10 anni, perché è dal 2008 che i dati di PIL e i dati dell'Istat confermano questo trend. L'ultimo dato agghiacciante l'abbiamo avuto, uno dall'Istat e uno dall'Unione Europea. Istat, 18 milioni di italiani a rischio soglia di povertà. Vuol dire che, dato che il censimento del 2011 ha certificato che il 97% degli italiani vive in formato famiglia, cioè uomo e donna con figli, vuol dire che 36 milioni di italiani potenzialmente più figli sono a rischio soglia di povertà, l'intero ceto medio produttivo del nostro paese. Questo lo conferma l'Unione Europea quando dice che l'Italia è il terzo paese più povero d'Europa. Stiamo arrivando a raggiungere il secondo posto, che oggi è attribuito alla Romania, che è un paese entrato nell'Unione Europea non da molti anni. Questi dati devono allarmarci perché dimostrano concretamente quello che il professore spiegava sul tema della corruzione. Cioè abbiamo un paese che non si preoccupa di risolvere i mali decennali, pluridecennali che ha, ma si preoccupa solo di tutelare gli interessi di pochi potenti che muovono le leve dei partiti all'interno delle istituzioni repubblicane. Questo è il dramma, l'abbiamo visto amici, l'abbiamo parlato ieri sera ad Ascoli Piceno sul tema della legge Lorenzin, che noi abbiamo contrastato, combattuto, ho avuto l'onore sempre qui a Civitanova in altra sede di dialogare col presidente emerito Imposimato proprio su questi temi ed è stato un grande piacere, perché noi come unico soggetto politico ci siamo posti contro la legge Lorenzin e proponiamo la cancellazione di questa legge sbagliata. Una delle svariate leggi vergogna di queste ultime legislature, perché appunto la legge Lorenzin è la conferma plastica di quello che il professore ha detto prima, cioè una legge che favorisce le lobby multinazionali, che crea attraverso un'imposizione normativa un meccanismo virtuoso di profitti lauti nei confronti delle multinazionali, perché l'obbligo vaccinale comporta che lo Stato italiano acquisti ogni anno attraverso una spesa pubblica importante i vaccini che devono essere poi applicati come terapia ai bambini già da pochi mesi dopo la loro nascita, 10 vaccini obbligatori, prima erano 12, oggi sono 10 previsti dall'impianto normativo, e abbiamo lo Stato che invece non si preoccupa dell'azione di prevenzione, formazione e informazione, quello che invece dovrebbe fare. Noi abbiamo chiesto, ma perché tutti questi soldi invece che essere spesi nell'acquisto della terapia vaccinale non vengono spesi per le anamnesi, cioè per le terapie attraverso le quali si verifica la compatibilità dell'organismo di quella piccola creatura con quel trattamento sanitario? Perché non invertiamo la tendenza, non diamo lo strumento alle famiglie, alle mamme, ai papà di verificare se quella terapia è compatibile con quell'organismo e non fa danni, ed è lo Stato che copre questo costo, anziché lo Stato diventare il primo cliente delle multinazionali andando ad acquistare i prodotti a prescindere dalle lobby multinazionali che fanno affari con questo nuovo mercato. Questa è la logica che noi vogliamo ribaltare,
Cioè mettere al centro il primato del soggetto persona, del soggetto famiglia, anziché muovere le leve dell'economia pubblica per dare vantaggio a delle lobby che hanno azione di pressione violenta nei confronti dei partiti e delle maggioranze di governo. Questa è una posizione che come Popolo della Famiglia abbiamo assunto, ma l'abbiamo assunta perché? Perché siamo consapevoli che oggi meno democrazia c'è, meno potere reale di sovranità e di rappresentanza hanno i cittadini e le donne e gli uomini che vivono in formato famiglie, che sono il 97% della componente italiana, cioè della parte, diciamo, di comunità italiana. Noi abbiamo il dovere di dire questo e le nostre parole d'ordine sono diverse da quelle che vengono propinate dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da questo centrodestra che, ripeto in più occasioni, è un lupo travestito da agnello, nel senso che in ogni occasione si disunisce e usa le varie componenti a seconda delle proprie istanze. L'abbiamo visto sulla legge Lorenzin, dove la Lega ha cavalcato la battaglia come il Movimento 5 Stelle per cercare di accattivarsi un consenso elettorale, ma poi quando ha visto che la battaglia diventava dura e c'era da pagare dei prezzi alti, ha tirato i remi in barca, vedi Zaia, che non è andato avanti nella procedura contro la Lorenzin, adducendo a giustificazione di questo che ci sarebbero stati dei rischi per il sistema sanitario regionale. Come ho detto ieri sera agli amici leghisti, o le battaglie si fanno o le battaglie non si fanno, ce l'ha insegnato il professore, se si deve andare fino in fondo, si va fino in fondo, coerenti con l'impegno che si prende. La differenza qual è? Che noi come Popolo della Famiglia cerchiamo un percorso di rappresentanza, il consenso viene dopo. Il consenso arriva se la persona si sente degnamente rappresentata dalle istanze politiche che muovono il soggetto politico. Allora si genera un consenso che non è un voto di pancia istantaneo, come tanti partiti oggi hanno generato, ma è un voto di ragione, è un voto ragionato, perché arriva attraverso un processo di piena coscienza e consapevolezza. Non vogliamo il consenso immediato, perché il consenso immediato può dare vertigini, può portarti ad avere scelte sbagliate. Guardate il Movimento 5 Stelle che ha preso una milionata di voti senza aspettarselo e ha fatto in 5 anni disastri. Ne parlavamo prima, professore, di Roma, come è ridotta la nostra capitale da questa mala amministrazione di queste persone sprovvedute che sono capitate in poltrone a cui non erano adatti per assenza di competenze, per incapacità e non preparazione ad assumere quelle responsabilità. Ma questo è quando si va a suscitare un voto, ripeto, emotivo e di pancia. Noi proponiamo una riflessione culturale, politica, antropologica che muova un voto ragionato, consapevole e cosciente delle sfide che proponiamo all'interno di questo processo. Noi siamo consapevoli oggi che occorre fare una rivoluzione partendo da che cosa? Da togliere soldi a quel mondo corrotto e pervaso di favoreggiamenti alle lobby internazionali che utilizzano le leve della politica per fare più profitti e portarlo in mano alle famiglie, portarlo in mano alle donne e agli uomini che tutte le mattine si alzano e che con il loro lavoro, con la loro fatica, creano tutto quel reddito sul quale poi si può fare tutta la spesa pubblica, sulla quale si regge il welfare, sulla quale si regge il nostro sistema pensionistico. Oggi le forze politiche sono unicamente preoccupate a coprire un tema che è il gap del tasso di natalità. Il grande dramma di questi tempi è che non si fanno più figli. E basta leggersi e documentarsi, diceva Di Maio, dovrebbe documentarsi, forse Di Maio è più preoccupato a passare dallo stile Benetton allo stile Armani nei vestiti anziché andarsi a documentare su quelle che sono le problematicità reali del nostro paese. Bauman, il più grande sociologo contemporaneo, l'ha spiegato, consiglio la lettura di questi testi perché aiutano a capire i reali problemi entro i quali il paese vive, che se non c'è un tasso di natalità con una media di per coppia di figli pari a 2, cioè 2 figli per coppia, non c'è alcuna possibilità di avere un'inversione di tendenza e di riportare il paese verso un trend economico positivo. Ma lo vediamo drammaticamente, i paesi che crescono hanno questi dati, perché puntano sulla leva. La storia si è sempre fatta utilizzando due leve, la natalità o l'immigrazione, sono le due leve che rendono, portano al successo o alla crisi i grandi sistemi economico, produttivi e sociali. Noi oggi abbiamo l'Occidente, anziché altri paesi, penso all'est Europa, penso ad altre realtà, che invece che puntare sul tasso di natalità sta puntando sulla sostituzione antropologica, cioè la lezione che dà al centro-sinistra, ma a quale si è appoggiata la maggior parte della classe politica attuale, di migliaia di migranti in maniera incontrollata che arrivano nel nostro paese senza alcuna regolamentazione degna di questo nome, sul quale si fanno affari mostruosi, perché la nuova mafia, l'abbiamo vista, è quella dell'accoglienza dei migranti.
il grande processo di Mafia Capitale lo ha confermato, la gestione delle cooperative, io parlo con i sindaci, i quali mi dicono non abbiamo alcun potere su quello che fanno le cooperative che accolgono i migranti, noi siamo chiamati ad assecondare le loro decisioni, non abbiamo alcun potere reale di intervento pur essendo sul suolo comunale, cioè sono, come dire, territori esterni alla competenza amministrativa del sindaco. Ne parlavo a Poggio Arenatico, dove si aprirà la più grande sede di accoglienza di migranti d'Italia, in un ex sede NATO presente nel territorio bolognese, e il sindaco di Poggio Arenatico, ex forze dell'ordine che si occupava di rimpatri, pensate la coincidenza, ha fatto una conferenza con me raccontando quello che vi sto dicendo. Noi siamo convinti che tutte queste risorse che vengono usate, ripeto, male dallo Stato italiano, debbano ritornare nelle tasche degli italiani. Per esempio sul tema dell'integrazione, che cosa abbiamo detto? Basta soldi alle cooperative, basta soldi alle cooperative internazionali del nord Europa che vengono nel Mediterraneo a raccogliere i migranti e a portarli nei nostri porti. Favoriamo corruzione, amici, perché su questo sistema si è creato, ma bisogna andare a prendere i documenti dei procedimenti giudiziari attualmente in corso in Italia, un sistema di nuova mafia che sta alimentando un nuovo potere politico. Andate a vedere chi sono gli amici di Angelino Alfano, che sono coloro che in Puglia hanno aperto le cooperative che hanno gestito i migranti, sui quali si sono fatti lauti affari, perché dai 35 euro a persona, i famosi 35 euro, 4-5 euro da procedimenti giudiziari verificati venivano spesi per la struttura, il resto sono andati ad amici degli amici. Guardate bene quante strutture alberghiere in giro per l'Italia oggi si sono lette in piedi grazie al flusso dei migranti. Strutture alberghiere che non fanno servizio di volontariato, ma fanno iniziativa di puro business, perché hanno sostituito il cliente italiano o straniero col migrante e fanno iniziative di affari economici. A spese di chi? A spese nostre, tutto qua. Allora noi non abbiamo bisogno di gestire il fenomeno su questo piano. Abbiamo bisogno di ricostruire un processo legato al rilancio del tasso di natalità. Quando noi ci occupiamo di parlare di reddito di maternità, di fisco a misura di famiglia numerosa, quando parliamo di domenica a casa, Papa Francesco, lo dicevamo prima, è l'unico leader oggi a livello internazionale, oggettivamente parlando, non ce ne sono più, e ha definito la domenica al lavoro una nuova forma di schiavitù, e ha ragione quando l'ha definito, e noi siamo stati i primi che ne abbiamo parlato, non la pagliacciata del Movimento 5 Stelle le domeniche di festa a casa. Giustamente le donne che ho incontrato io gli hanno detto a Di Maio: ma che ci prendi in giro? Cosa ci cambiano due domeniche all'anno in più che stiamo a casa? Il nostro problema reale è che non riusciamo a essere famiglia mai, perché lavoriamo sistematicamente sempre e non abbiamo un giorno alla settimana dove possiamo stare tutti insieme, padre, madre e figlio. Questo è il grande problema. Quando parliamo di un fondo statale di garanzia per le giovani coppie che devono accedere al mutuo sulla prima casa e non hanno i requisiti contrattuali, perché? Perché i contratti della fabbrica italiana contadina di Farinetti o altro sono carta straccia, non sono bancabili. E oggi come facciamo a fare questo? L'abbiamo detto con chiarezza, ci riprendiamo i prestiti dello Stato italiano alle banche fallite, basta dare soldi a banche fallite, che oggi cercano di chiudere tutta questa cosa con la commissione Casini, che non sta facendo altro che mettere un grande cerotto sul tema senza far esplodere il grande problema della vergogna di quel sistema, di quella vergognosa faccenda che vuole essere oscurata attraverso una commissione a fine legislatura presieduta da Pier Ferdinando Casini. Questo è il grande tema. Noi quei soldi dati in prestito ce li vogliamo riprendere e li vogliamo mettere dentro un fondo nazionale di garanzia per le giovani coppie. Vogliamo che i giovani coppie oggi possano fare quello che hanno fatto i nostri nonni, cioè fare la prima casa sulla quale acquisire la forza per mettere su famiglia. Questi temi sono fondamentalmente necessari perché? Perché vanno a rompere, come dicevo prima, la catena attraverso la quale si è alimentata nel nostro paese una corruzione endemica e sistematica, che sta alla base, amici, del nuovo sistema di finanziamento dei partiti. Andatevi a vedere come vivono la fondazione Big Bang di Matteo Renzi, andatevi a vedere tutti i partiti principali da sinistra a destra come si stanno alimentando, andate a vedere come fanno le cene di autofinanziamento Forza Italia a 10.000 euro per pagare la cena e partecipare alla cena come ultimamente accade in giro per l'Italia. Sono nuove forme di finanziamento non regolate dallo Stato, in nero completamente, e che devono preoccuparci perché sono giro di denaro sporco. E ci sono procedimenti giudiziari che verificano tutto questo in atto già oggi.
Noi invece abbiamo fatto una scelta contro in controtendenza, abbiamo detto noi non puntiamo sul potere di chi ci finanzia, non puntiamo sulla ricchezza delle persone che sono dentro al nostro movimento, puntiamo su una presa di coscienza delle migliaia di persone che si sono radunate nei due Family Day, quello di giugno 2015 e quello di gennaio 2016, e sulle migliaia di persone che su delle battaglie forti, identitarie, penso a quella contro la legge Lorenzin, io sto incontrando tutto il mondo dei padri separati, che sto accogliendo, che sto sostenendo in una battaglia drammatica, che sta vedendo migliaia di papà che sono a rischio di soglia di povertà. Stiamo accompagnando e avvicinando tutto quello che è anche il grande mondo che riguarda appunto il rilancio di una politica sana, non più corrotta da sistemi di finanziamento occulti come quelli che vi dicevo prima. Per esempio sul 2 per 1000, un altro modo scandaloso, sapete qual è il problema? Il 2 per 1000 non è una procedura regolare attraverso la quale finanziare i partiti, ma il 2 per 1000 è una procedura definita dal governo Letta che deve essere votato il partito che entra dentro al registro nazionale dei partiti, per cui non tutti i partiti che hanno le carte in regola sono di diritto dentro al registro nazionale dei partiti e possono chiedere nella dichiarazione dei redditi il 2 per 1000 per autofinanziare le proprie attività. Ma ci deve essere un voto parlamentare, quindi cosa vuol dire? E io l'ho provato con le mie povere mani, avendo amicizie in Parlamento, avendo lavorato quando ero delegato italiano al Partito Popolare Europeo sia a Roma che a Bruxelles, che un partito nuovo che non ha un gruppo parlamentare, gli altri partiti, per ragioni ovviamente di interesse personale, non gli voteranno mai l'ingresso al registro nazionale dei partiti. Per cui non abbiamo dentro partiti che non esistono, io ogni anno vado a vedere quella rendicontazione del 2 per 1000, ci sono partiti che non esistono, cioè partiti che sono una persona o un atto costitutivo di quattro amici che ricevono decine di migliaia di euro perché fanno gli accordi con i CAF, fanno gli accordi con i CAF locali, con amici commercialisti che gli dicono fai segnare ai tuoi clienti il 2 per 1000 col codice al mio partito e io ti retrocedo in nero il 15 o il 20% di questi soldi che mi arrivano. Questo è il sistema. La sinistra italiana, che è un partito che oggi viaggia tra il 2 e il 3% a fatica, non quello nuovo di Liberi Uguali, parlo di quello ormai fallito di Nichi Vendola e amici, è un partito che faceva fatica ad arrivare tra il 2 e il 3%, sapete quanto ha preso col 2 per 1000 indicativamente negli ultimi anni per anno? 1 milione di euro. Stiamo parlando di una marea di quattrini, amici, e come hanno fatto con questo sistema che ormai è diffusissimo in giro per l'Italia, perché voi spesso il 2 per 1000 non lo mettete e poi quando andate via nella dichiarazione vi viene inserito, vi viene indicato come dire dai dallo questo, ti faccio mettere questo codice, intanto non sai che cos'è. Allora questa procedura è una forma davvero pericolosa attraverso la quale giriamo soldi pubblici a partiti non in maniera democratica, non in maniera corretta e soprattutto ci stanno solo quei partiti che hanno avuto la forza di poter ottenere un voto parlamentare spesso comprato, spesso un voto parlamentare pilotato per essere inseriti all'interno di questo registro nazionale dei partiti. Noi con forza ci siamo opposti, abbiamo detto che noi andiamo avanti con le nostre forze. Noi ci siamo presentati alle ultime amministrative raggiungendo una media nazionale di quasi il 3% di consensi con le nostre povere mani, mettendo in pista persone che fanno parte della classe produttiva del paese, uomini e donne che non hanno mai fatto politica o che si sono avvicinate a noi partendo da voti elettorali diversi tra loro. Gente che ha votato Italia dei Valori, gente che ha votato Lega, gente che ha votato Movimento 5 Stelle, gente che ha votato PD, ma che ora riconosce che se non c'è una piattaforma identitaria chiara che metta la famiglia e la vita come temi nucleari, centrali, attraverso i quali fare proposte programmatiche chiare, coerenti, serie e credibili, non si può fare una politica nuova. Non è possibile fare una politica nuova e soprattutto una politica nuova la deve proporre uno che è nuovo e soprattutto uno che è giovane, perché questo è, magari sei competente come diceva il professore è meglio, perché oggi abbiamo una classe politica magari giovane ma veramente incompetente. Questo è il grande tema sul quale noi stiamo facendo una scommessa politica, ma la stiamo facendo non perché quest'anno vogliamo provarci a entrare in Parlamento, poi se va male ognuno torna a occuparsi degli affari suoi, no, noi desisteremo. A prescindere dal risultato di consenso, noi puntiamo alla rappresentanza e siamo convinti che se questa volta il 3% non sarà conseguito ci arriveremo l'anno dopo. Guardate la storia di grandi partiti che sono partiti dalla 0, e sono arrivati a conseguire risultati in doppia cifra. Siamo consapevoli che lo spazio elettorale e politico per questi temi ci sia, altrimenti 2 milioni di persone non scendevano in piazza a spese loro
contro delle leggi sbagliate e a favore di una politica diversa, e la parola conferma l'abbiamo avuta dallo scioglimento al sole di quel movimento politico Lupi, Alfano, Area Popolare, che ha tradito i valori sui quali noi ci siamo esposti. È stato l'esempio di una continua e sistematica corruzione politica, perché nel momento in cui tradivano il popolo del Family Day ottenevano ministeri, dicasteri e premi. Alfano passava da ministro degli interni a ministro degli esteri, e a Costa, che oggi si candida con Forza Italia, pensate un po', ha cambiato idea nel giro di 2 anni 4 volte, è diventato allora ministro della famiglia. Noi siamo consapevoli che oggi ci vuole una parola, lo dicevo ieri sera, coerenza, e la coerenza la puoi solo dare con la tua vita. Elio, il professor Verdi, l'ha dimostrato con la sua vita, da sindaco, da amministratore, da parlamentare, da scrittore, da professore. Io ho cercato di dimostrarla abbandonando i percorsi che avevo fatto, costruendo una casa politica nuova, mettendo le mie competenze, la mia storia e tutta la mia tenacia possibile al servizio di questo cammino, ma soprattutto consapevoli che oggi o ci riconquistiamo uno spazio democratico serio con le nostre mani, come dico io, con le unghie e con i denti, oppure, amici, ripeto, aveva ragione. Lo dico per dire, per citare un leader socialista, Craxi, quando ebbe a dire, forse una delle ultime riflessioni lucide che ha fatto quando era ad Hammamet, quando disse: amici, hanno distrutto la prima repubblica perché l'obiettivo oggi è che la politica non decida più sui destini dell'Europa e dell'Italia, ma sia la finanza a muovere le leve della politica, e la politica sia piena di burattini mossi dalla finanza internazionale. Se guardiamo quello che succede a livello di Europa e quello che succede a livello di Italia, è evidente. La conferma ce l'abbiamo, lo ripeto, l'ho detto all'inizio della mia riflessione, da chi va a governare le leve. Non vedete più l'ambizione di Berlusconi, Renzi o Grillo di andare a fare il Presidente del Consiglio, non ce l'ha più questa ambizione nessuno. Ci mettono sempre qualche d'un altro. Già oggi ha detto Gentiloni sarà il più papabile a ritornare alla Presidenza del Consiglio. Perché? Ma chi te lo fa fare di stare davanti al fucile spianato dei magistrati, dell'Unione Europea, degli interessi pubblici e locali che ti massacrano tutti i giorni? Meglio stare dietro le quinte, magari manco essere eletto, e a quel punto muovere le leve utilizzando i partiti come semplici società per azioni private che tutelano gli interessi tuoi e dei tuoi amichetti. Questa è la logica drammatica. Noi proponiamo invece un processo democratico, rappresentativo, onesto, trasparente, coerente, e soprattutto delle persone che con la loro carne, con la loro vita, dimostrino la coerenza con tutto quello che diciamo. Per questo siamo qua, ringrazio gli amici anche dell'Associazione Consumatori, con i quali già da tempo abbiamo collaborato, eravamo sul palco anche della manifestazione contro il decreto Lorenzin insieme con Carlo, amici con i quali ci siamo accomunati. Mi dicevano: ma che ci fa un cattolico bigotto reazionario a parlare di queste cose? Dovreste essere in chiesa a pregare, non a romperci le scatole su queste cose. Questi sono temi etici. Parlare di onestà, parlare di trasparenza, parlare di legalità, per un uomo che anche ha fede, dovrebbero essere i temi principali, perché significa tradurre dei valori che sono anche di carattere spirituale in valori civili, che diventano proprietà di tutti, non solo di una parte del paese. E io credo che oggi, grazie alla grande lezione di Papa Francesco, che ci ha insegnato quanto sia importante oggi riprenderci una posizione di vita pubblica chiara e coerente, abbiamo il dovere anche come mondo cattolico di ritornare protagonisti nel dibattito pubblico, rimpossessandoci di queste parole che sono proprie del linguaggio anche della Chiesa. E ringrazio quindi tutti voi per la presenza questa sera, e il professor Elio Verdi, che ci ha dato una grande testimonianza di coraggio e di passione che spero alla sua età ancora di portare nel mio cuore. Grazie di cuore e un abbraccio a tutti.